Sono tutti sotto i 25 anni, la loro seconda casa è il centro giovane di Capannori, la loro mission provare a fare un passo indietro nel tempo e uscire dalla spirale del consumo fine a se stesso. E allora sotto col vero mercato del baratto, dove raccogliere materiale usato che sarà messo in vendita il 20 e 21 dicembre nel corso di un evento che si svolgerà ad Artemisia. I ragazzi che fanno parte di varie associazioni, Tucan, Caritas e Da Capo, sotto il coordinamento del Comune di Capannori, valuteranno il materiale attribuendogli un punteggio. A seconda della valutazione si otterrà il controvalore in lilleri, una moneta coniata per l'occasione che servirà per l'acquisto della merce esposta durante la 2 giorni di Artemisia. I lilleri potranno essere spesi il 20 e il 21 dicembre all'Artemisia, dove ci sarà proprio un evento con il mercatino allestito con tutto il materiale che sarà portato dai partecipanti, e oltre a comprare ciò che più piace, chi verrà potrà anche mangiare la merenda offerta gratuitamente dal mercato equo e ascoltare della buona musica dal vivo. Se non si spenderanno tutti i lilleri, vale la pena conservarli perché questa iniziativa potrebbe continuare in futuro. La raccolta si può portare di tutto eccetto pochissime cose che invece debbono essere nuove. Prosegue sino al 18 dicembre in queste date, l'8 e il 17 dicembre al centro di Santa Margherita dalle 21 alle 23, martedì 9, giovedì 11, martedì 16 e giovedì 18 all'Emporio di Coselli dalle 18 alle 19.30.